Oggi vi porto indietro di più di un secolo, vi porto sull'isola giapponese di Kyushu. Siamo nel 1909 e vi presento Yoshimi Yamaguchi. Hanshi Yomishimi Yamaguchi nasce nella stessa isola di Kyushu insieme al grande Egami. Lui era del 1912, mentre Yamaguchi era del 1909, ma è un fatto misterioso. Entrambi nascono nella stessa isola a cavallo degli stessi anni e poi vi dirò il finale. Comunque, il grande Yamaguchi da ragazzo inizia la pratica del kendo e si avvicina al Goju-ryu nella città di Kyoto, nel dojo Maruata. Viene chiamato The Cat perché aveva questa somiglianza, questi capelli lunghi, queste movenze da gatto, era molto morbido nei movimenti, la sua specialità era il Neko Ashidachi, quindi stava sempre nella posizione del gatto. Poi si narra che ha avuto un combattimento con una tigre, questa è un po' una leggenda che vi illustrerò un pochino più avanti, e poi questi capelli lunghi ricordavano un po' la grande criniera di un leone, così dicevano i suoi allievi. Ma comunque la particolarità del maestro, detto il gatto, era perché lui camminava sempre dietro, zitto zitto, ai suoi allievi, gli faceva delle piccole imboscate, vedeva se erano sempre pronti, quindi non si sentiva mai arrivare come fa un vero felino. The Cat era veramente un maestro misterioso e ora vi illustro il perché. The Cat. Nel 1929 si iscrive all'Università di Kyoto per giurisprudenza, dove poi si laureerà in giurisprudenza, e nel 1930 fonda il primo club di Goju-ryu proprio nella stessa città, nel campus dell'università. Lui ha avuto un trascorso, come vi ho detto, del kendo e fu il primo, forse il primo storico veramente del karate, a introdurre il Jukumite nel karate. Perché? Prese l'idea dal kendo che, come sapete, il kendo ha degli obiettivi predefiniti dove colpire e mentre si colpisce bisogna dare il nome al punto in cui abbiamo colpito. Yamaguchi introdusse questo sistema di kumite anche nel karate. A quel tempo il Jukumite non era molto diffuso, anzi quasi non esisteva, c'erano solo delle applicazioni sui kata di base, oggi potremmo dire delle applicazioni sui kata di base, e lui introdusse un po' i movimenti liberi del vero Jukumite. Quindi possiamo dire che è stato un padre fondatore dell'attuale Kumite sportivo, dando dei punti prestabiliti dove colpire, addirittura con dei punteggi, e fu veramente il padre fondatore, secondo me, del vero Jukumite di oggi. Quindi già ai tempi, si parla del 1930, un grande innovatore del karate. E poi c'è ancora da dire ancora qualcos'altro. Seguitemi. Nel 1931 il grande maestro incontra Miyagi, il grande Miyagi, il fondatore, padre fondatore del Goju-ryu. E tra l'altro, nel mio ultimo viaggio a Okinawa, a Nahasiti, è stato doveroso andare davanti a un simbolo del grande maestro Miyagi, vicino al giardino cinese proprio di quella città. Bellissimo incontro, molto spirituale, essere stati vicino in un certo senso a questo grande capostipite di questo bellissimo stile. Detto questo, dal 1931 Miyagi fu lui che diede il nome di Gauguin al maestro Yamaguchi, perché Gauguin vuole dire ruvido, forte, e quindi perché faceva un karate abbastanza forte, abbastanza ruvido, quindi gli diede questo nome Gauguin. Da quell'incontro Yamaguchi capì che doveva avvicinarsi di più al morbido, alla parte morbida, tra virgolette, quindi alla parte più spirituale di questo stile di karate. E sempre intorno a quell'anno lì Miyagi nominò Yamaguchi discendente per questo stile per il Giappone. Molti allievi a quel tempo se ne risentirono, ma c'è da dire che Yamaguchi fu l'unico che diede tantissimo a questo stile, e vi spiego anche il perché. Come dicevo, anche se molti allievi del grande Miyagi non erano proprio perfettamente d'accordo sull'idea di avere come successore Yamaguchi, c'è da dire che Yamaguchi fece tantissimo, tantissimo per questo stile. Intanto ideò anche i Taikyoku,
i kata taikyoku per i principianti, quindi iniziò una pratica molto didattica anche per i nuovi che si avvicinavano a questo stile. Disegnò il famoso pugno, simbolo tutt'oggi internazionale nel mondo del Gojo Ryu, sulla base del pugno destro del maestro Miyagi. Come vi spiegherò più avanti, fu l'unico che mandò, dopo la seconda guerra mondiale, più avanti questo stile e lo fece rinascere fino ai giorni d'oggi. Fa talmente tanto per il Gojo Ryu che nel 1935 fonda la All Japan Goju Kai, che fa aumentare la popolarità dello stile in ben 35 paesi nel mondo. Fu anche l'anno dove il maestro inizia a viaggiare come ufficiale dell'intelligence per il governo giapponese. Un personaggio veramente da non sottovalutare. Dopo l'incontro con il maestro Miyagi entra proprio nella fase del vivo del Gojo Ryu. Inizia una fase molto spirituale del maestro che lo porta a fare degli allenamenti intensi nel monte Kuruma. Sopra questo monte inizia a fare questi tipi di allenamenti molto particolari, che riesce ad unire la sua parte spirituale con quella del karate. Riesce a unire karate e natura nello stesso tempo, quindi fa un binomio vincente, fa degli allenamenti molto estremi sotto alle cascate in posizione Sanchin per rafforzare lo spirito, la concentrazione, fa dei digiuni molto prolungati e si inizia ad avvicinare allo shintoismo, inizia a frequentare sacerdoti shintoisti e la sua pratica del karate, che all'inizio era molto dura, molto particolare, molto rigida, inizia ad affacciarsi a una fase molto più morbida, tra virgolette, molto più morbida e molto spirituale. Quindi questa è una fase importante, decisiva, che caratterizza e caratterizzerà il maestro negli anni futuri. Venti di guerra per il Giappone. Nel 31 le forze giapponesi invadono la Manciuria. Il maestro dal 38 al 45 assume l'incarico governativo della Manciuria, quindi già un personaggio di un certo livello, di un certo spessore già per quegli anni. E nella fase della guerra si ricorda un episodio eclatante dove il maestro ha dovuto combattere contro più banditi per 40 minuti in un corpo a corpo estenuante, dove alla fine questi banditi riescono a scappare, lui riesce a salvare i suoi compagni di reggimento e porta a casa solo una ferita con un coltello, mi sembra, un braccio destro, quindi un soggetto già di un certo livello, di un certo spessore. Purtroppo viene fatto prigioniero dai russi, in Manciuria, sta in prigionia nei campi di concentramento per ben 2 anni, viene torturato più volte, chiaramente il maestro non spilla una parola, era un tipo molto duro, e qui nasce la leggenda del suo combattimento contro una tigre. Infatti si dice che i suoi aggressori, i suoi aguzzini, non potendolo farlo parlare e cercando di fargli tutti i colori, lo mettono dentro a una gabbia con una tigre e si dice che il maestro gli sferra un calcio potentissimo al naso, riesce ad andare dietro la tigre e addirittura la strangola. E da qui nasce veramente una leggenda. Un altro episodio simpatico, forse più attendibile, è il fatto che nei suoi anni di prigionia, siccome era uno molto tosto e non riuscivano a piegarlo, e addirittura le guardie che lo tenevano sotto controllo lo presero un po' in simpatia e lui alla fine riuscì ad insegnare karate alle guardie che lo tenevano sotto controllo. Quindi diventa il sensei delle proprie guardie, un'assurdità che purtroppo la guerra ci porta anche a questa cosa qua. E comunque veramente un soggetto interessantissimo, anche in questi periodi tristi di guerra riesce sempre a saltare fuori e riesce sempre a parlare dei suoi grandi aneddoti, veramente un soggetto fuori dal normale. Nel 1947, dopo 2 anni di prigionia, rientra in Giappone. Forse questo è stato il periodo più scuro e più cupo per il maestro. Rientra in Giappone, chiaramente tutto distrutto, i dojo fondati, l'organizzazione, non c'era più niente, addirittura va sull'orlo del suicidio, si riprende e riorganizza e rifonda di nuovo, ridà vita al Gojo Ryu. Nel frattempo diventa maestro shintoista
E nel 1970 fu il primo ad andare in Australia, il primo gran maestro a uscire dal Giappone e andare in Australia. Addirittura non c'era ancora andato nessuno, grazie a un suo allievo che del dopoguerra praticamente in Giappone, un suo allievo australiano, lo invitò e fu il primo gran maestro ad andare nella grandissima Australia. Riceve la nomina di Shihan dalla Federazione Internazionale del Giappone, a quel tempo presieduta dal principe della famiglia imperiale, e a questo punto inizia la ripresa e l'ascesa, quindi dagli anni 70, 65-70 rinizia la vera ripresa da parte del maestro. Nel 1968, direttamente dall'imperatore Hirohito, riceve la medaglia dal nastro blu per il suo contributo alle arti marziali, un'onorificenza che in pochi nel Giappone presero. Alla fine degli anni 60 fonda la Japan Karate Do College, dove praticamente era uno stabile dove lui viveva sopra e sotto c'era il suo grandissimo dojo dove facevano degli allenamenti, quindi un grandissimo contributo anche per lo sviluppo per il karate, anche in questo senso, perché permetteva a tanti viaggiatori di arrivare lì a Tokyo, poter essere ospitati all'interno del suo college e praticare il Goju-Ryu. Ebbe 5 figli e possiamo dire veramente che è stata una delle persone più influenti e più importanti del XX secolo per quel che riguarda le arti marziali. Purtroppo il maestro ci lascia nel 1989. Se avete seguito il mio video ben dall'inizio, vi ricorderete che nasce nella stessa isola con un altro grandissimo della storia del karate, Sensei Egami. Anche lui muore nel 1981, quindi due personaggi che nascono nello stesso posto, più o meno la stessa isola, con due percorsi analoghi, con due stili diversi, perché uno prende tutta la parte del Goju-Ryu e l'altro Shotokan Shotokai col maestro Funakoshi. Quindi due personaggi che nascono a cavallo degli stessi anni e muoiono a cavallo dello stesso anno. Quindi una cosa molto misteriosa, molto, molto enigmatica, molto interessanti. Entrambi vivono insieme anche a Jikin Funakoshi e a tutti i maestri di quell'epoca il dramma della Seconda Guerra Mondiale, quindi la nascita del proprio stile, un grandissimo lavoro su quello che hanno fatto. Purtroppo la Seconda Guerra Mondiale, dove disintegra completamente tutto il lavoro fatto con morti, distruzioni generali. E però poi dopo la Seconda Guerra Mondiale una voglia di rinascere che il karate ci dà, una voglia di rinascere, di ricrescita, e riporta questi personaggi ancora ai giorni d'oggi, perché parliamo ancora di loro anche se siamo nel 2021. Quindi dei grandissimi del karate internazionale. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero vi sia piaciuto, aspetto i vostri commenti positivi, però e costruttivi. Iscrivetevi al mio canale, lasciate un like e potete seguirmi sui miei altri social, Facebook, Instagram, TikTok. E a presto al prossimo video. Ciao dal Tempio Massimo.